si solleva in questo modo. Se riuscite a notare, ciao a tutti amici, come state? In questo video andremo a cambiare il pomello del cambio di una Renault Clio modello 2013 in avanti. Vi faccio vedere, il pomello è distrutto e in questo video andremo a sostituire con uno comprato su Amazon. Vi faccio vedere un po' la macchina, e quel modello qua 2013. Guardate il cambio com'è, è molto malmesso. È arrivato insieme anche con questo qua, il cambio, quello nuovo, è arrivato insieme anche con questo aggeggio in plastica. Probabilmente sarà all'interno che dovremo sostituirlo, o no, vediamo adesso. Lo mettiamo da parte e praticamente dobbiamo togliere questa placca, questa base, si solleva in questo modo. Questa è una guarnizione che andremo a tirarla giù, in così la tiriamo giù, tireremo in giù ancora un'altra volta questo, lo rimettiamo giù e adesso possiamo tirare via questo in questo modo. Dobbiamo avere anche un pappagallo a disposizione, perché questo modello contiene anche questo aggeggio in alluminio che va praticamente sfilato. Questo qua si sfila, si muove un po' e poi si sfila. Se tiriamo un po' più forte si può sfilare anche del tutto. E lo mettiamo da parte, questo qua è quello suo, e quindi non lo sostituisco più, questo qua è quello che è venuto insieme a quello nuovo. Questo viene così, lo mettiamo nella direzione giusta. Ok. Dopo andiamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Andiamo praticamente a tirare finché arriviamo nella... Dovremmo arrivare ancora qua per rimettere la sicurezza in gomma. Quindi questo... Ecco, messa. Ragazzi, questo è tutto, ditemi nei commenti se avete qualche problemino, scrivetemi. Per oggi è tutto, ricordatevi di lasciare un like, iscrivetevi e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!